Questa è la storia di un mostro, come si dice con una parola che è diventata politicamente scorretta e non si usa più. Ma noi la usiamo lo stesso, perché non stiamo parlando di uno psicopatico serial killer, anche se si tratta comunque di uno degli assassini più brutali e feroci che esistano. La usiamo perché parliamo di un mostro vero e proprio, un mostro a tre teste, che divora tutto quello che incontra, capace di nascondersi nel buio come se fosse invisibile, di assumere le forme più tranquillizzanti e capace anche di viaggiare nel tempo, perché soprattutto nel futuro che quel mostro va a colpire. Per raccontarlo, anche questa volta useremo tre storie e un prologo. Il prologo avviene nel 1980, o meglio, in un momento preciso del 1980, preciso al secondo. Inizia alle 19:37 del 23 novembre e di secondi ne dura 80. In quel minuto e 20 secondi, due scosse di terremoto, di magnitudo 6,9 della scala Richter, si abbattono sull'Irpinia e sulla Basilicata, nell'Italia centro-meridionale. In una scala che arriva fino a 10, significa un terremoto forte, equivalente ad una bomba di 30 milioni di tonnellate di tritolo. E infatti in meno di un minuto e mezzo vengono rasi al suolo interi paesi. Quando la terra si ferma, sotto le macerie ci sono 2.735 morti e 8.848 feriti. I senza tetto, gli sfollati, come dopo una battaglia, sono quasi 300.000. Quello che accade dopo, in un certo senso, è altrettanto terribile e, se possibile, forse è anche peggio. Sì, perché c'è da soccorrere, da riparare e da mettere in sicurezza il territorio di 688 comuni, un'area vastissima, che poi è da ricostruire quasi completamente, visto che il terremoto ha tirato giù tutto. Significa lavoro, appalti, progetti e soldi, tanti soldi, soprattutto soldi pubblici dello Stato italiano e anche delle altre nazioni che inviano aiuti. È in fretta, perché la gente è in mezzo alla strada, a volte ancora sotto le macerie, e bisogna fare presto. È a questo punto che succede qualcosa. Arrivano i corleonesi di Cosa Nostra, rappresentati da Lorenzo Nuvoletta, ma soprattutto arriva la Camorra. Arrivano boss come Raffaele Cutolo e Carmine Alfieri. Loro controllano il territorio e così si inseriscono immediatamente nell'affare, fin dai primi momenti dell'emergenza, quando ancora si tolgono le macerie. Ma per mettere le mani su quel fiume di soldi che sta arrivando al sud, il controllo del territorio non basta, quelle sono le briciole. Bisogna mettersi d'accordo. Bisogna mettersi d'accordo con i politici che distribuiscono gli appalti e anche con quelli che fanno le leggi che li regolano. Bisogna mettersi d'accordo con chi controlla dove vanno a finire quei soldi. E bisogna mettersi d'accordo con gli imprenditori che vengono giù a lavorare, perché paghino il pizzo, assumano la gente giusta e cedano i subappalti. Mettersi d'accordo per la Camorra significa intimidire, minacciare ed eliminare ostacoli, incendiando cantieri, mettendo bombe e anche sparando per uccidere, come succede a Marcello Torre, sindaco di Pagani, in provincia di Salerno, ucciso nel dicembre del 1980. Ma significa anche sedersi semplicemente a tavolino, perché presto politici corrotti e imprenditori senza scrupoli
capiscono che di fette, in quella torta che è l'economia del terremoto, come verrà chiamata, ce ne sono tante anche per loro e sono ben contenti di mettersi d'accordo. Chi è che ha speculato su questa disgrazia? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere, perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui. È nel laboratorio del terremoto degli anni Ottanta che nasce un sistema economico criminale, un monopolio perfetto in cui non ci sono regole, in cui i lavori, a volte inutili e spesso inesistenti, hanno tempi di realizzazione infiniti, costano tantissimo e alla fine o non si fanno o si fanno male. E intanto si sfrutta e si devasta tutto quello che c'è intorno, si saccheggia l'ambiente, non importa quello che accadrà dopo, basta che ci siano i soldi adesso. Ecco, è qui, in questo laboratorio, che nasce il mostro. Il mostro ha tre teste che viaggia nel tempo e divora tutto quello che incontra. E dagli inizi degli anni 90, da quando Legambiente ha coniato un neologismo che poi è finito nei vocabolari, il mostro ha anche un nome ben preciso. Si chiama Ecomafia. Qui finisce il nostro prologo e comincia la prima storia. La storia di una delle tre teste del mostro. La storia della Rifiuti S.p.A. Succede qualcosa di strano in Brianza. Nelle campagne di Desio, vicino a Monza, di notte ci sono strani rumori e strani movimenti. Un ansimare sordo e continuo, ruggiti improvvisi, un'ombra lunga che scivola nel buio. Sembra che ci sia un mostro che si muove di nascosto la notte e quando arriva il giorno è già sparito, senza lasciare traccia del suo passaggio. Ci sono alcuni cittadini che l'hanno notato, soprattutto una guardia ecologica volontaria che fa una segnalazione alla polizia provinciale. Ma non è l'unica. Ci sono anche altre persone che hanno intravisto la sagoma del mostro, che hanno sentito il suo ansimare notturno, a Seregno e a Briosco, lì vicino. Sì, ehi, oh, senti una cosa. Dimmi. Stava a portare via subito due camini, quello radiatore spaccato che andava a chiedere due terreni, tutta che sta facendo fotografia a manetta. Ora non c'è un muzzeriaro terra, in c'è due terreni, andava un mucchio di terra, montagna di terra, buche scavate. Quantomeno mi si recupera sto camion e mi si porta via da là, Giovanni, subito, perché visto non passa una ora, una due ore, che entro oggi che arrivano i carabinieri, succede un burdato. Così la polizia provinciale di Monza si mette a caccia del mostro e lo trova. Effettuiamo varie intercettazioni ambientali, utilizziamo apparecchi elettronica, quindi sistemi di segnalazione satellitare, sistemi di intercettazione ambientale e alla fine diciamo ne esce un quadro di una vera e propria, in piccolo magari nelle dimensioni, Gomorra Brianzola. Il mostro che ansima nel buio della campagna della Brianza è fatto di camion, tanti camion, che si muovono di notte ma anche di giorno, di nascosto. Ci sono anche delle ruspe e uomini che scavano il terreno, aprendo delle enormi buche, caricano la terra sui camion e la portano via. I buchi che devono essere fatti dalle ruspe per portare via la terra vengono riempiti con rifiuti. I rifiuti arrivano da aziende del Bergamasco, del Bresciano, del Comasco, anche da soprattutto la grande quantità di rifiuti che ci sono lì adesso sono costituiti da rifiuti edili, però mischiati a varie tipologie, dai bidoni di olio, autovetture, camionate di gomme. Sono tre grandi discariche clandestine. ...65.000 metri quadrati a Seregno e a Brisco, ma soprattutto a Desio, riempite con 178.000 metri cubi di residuati plastici delle lavorazioni industriali, terre contaminate da piombo e cromo, provenienti da demolizioni di fabbriche e tante altre cose velenose. Buchi fino a 10 metri di profondità e 50 di larghezza, la cui terra viene utilizzata da alcune imprese edili per farci calcestruzzo.
Terra rubata e rifiuti smaltiti illegalmente. È un affare che rende un sacco di soldi. Come dicono in una intercettazione alcuni personaggi coinvolti dalle indagini, ogni zappata è oro. Scopriamo anche che per aumentare sia il ritmo di lavoro, cioè necessità di lavorare velocemente, vengono somministrate agli operanti, a quelli che sono lì a lavorare sul posto di notte, che sono anche extracomunitari, sono tossicodipendenti, viene somministrata il cosiddetto grappino o le vitamine, quindi viene somministrata cocaina per poter sorreggere i ritmi di lavoro che sono, sono forti, sono pesanti, abbiamo tanto lavoro notturno ripreso dai nostri operatori. Dietro quelle ruspe e quei camion, a loro volta rubati, dietro quel mostro che ansima nel buio della Brianza, c'è l'ombra dell'andrangheta che utilizza i soliti metodi per terrorizzare la gente che vive da quelle parti. Come succede ad un'azienda vicina, i cui uffici improvvisamente prendono fuoco. Ma non tutti stanno zitti. Arrivano le segnalazioni e arriva anche la denuncia di una signora che possiede un terreno vicino alle discariche e che un giorno si trova nei campi un buco come quello della metropolitana di Milano. Allora hai fatto un bel casino. Ma perché? Perché hanno sequestrato il terreno. Ma hanno sequestrato il terreno per la terra che abbiamo depositato? No. E perché? Perché adesso vogliono la bonifica del terreno. E adesso noi la bonifica per quello che abbiamo buttato dal martedì comincia. No, e poi l'hanno anche denunciato, mio figlio, porco c***o, sai che faccio l'occasione ti metto a scavare a casa della gente, porco. No, non mi ho messo a scavare, è stato no, portaglione. No, a casa della gente, mio figlio me l'ha detto. Figa, non lo so io, ho capito là per dare la zappata e oro, lo so, però porco. La polizia provinciale di Monza fa le sue indagini e nel settembre del 2008 fa scattare l'operazione Star Wars. L'operazione porta all'arresto di una decina di persone, tra cui un latitante importante, un boss come Fortunato Stillitano, che giorno di Ferragosto, per festeggiare con la famiglia, aveva fatto riaprire un ristorante sul lago di Como, chiuso per ferie. Ed è lì che lo trovano gli agenti. Il problema dei danni ambientali è un problema per il fatto che la paghiamo noi. Non è un danno effettuato contro un singolo, è il danno effettuato contro la collettività che si trova a pagare ingente denaro per fare la bonifica, perché la bonifica costa molto. Questo vuol dire che di fatto fino a quando non ci si mette mano veramente per bonificare, non si scava, non si porta via, non si sa che cosa c'è sotto o non si sa quanto costerà bonificare. Quando parlano di quello che è successo in Brianza, le forze dell'ordine e la stampa dicono sempre Gomorra, facendo riferimento agli scenari apocalittici del libro di Roberto Saviano. Montagne di rifiuti sopra e sotto il suolo, che avvelenano la terra, i suoi prodotti e chi ci vive sopra, e riempiono le tasche di chi ci specula illegalmente. Uno scenario che ormai accomuna tutta l'Italia, sia al nord che al sud, e da tanto tempo. Il clan dei Casalesi, per qualcuno che non lo sa, è entrato nel business dei rifiuti tra l'89 e il 90. In quell'epoca noi sapemmo, capivamo, ci hanno fatto capire gli imprenditori il business delle immondizie. Prima di quel giorno non sapevamo niente. Non sapevamo anche con la immondizia si potevano fare tanti soldi. E ce lo spiegò l'avvocato Chianese, ce lo spiegò l'avvocato Iossa, i fratelli Buscini, Cardiello, tutti imprenditori che navigavano in quest'albito dell'immondizia, ci spiegarono che se in una discarica un giorno arrivano 100 camion di immondizia, l'ultimo è pieno di soldi. Se qualcuno andasse alla Camera di Commercio a cercare la Rifiuti S.P.A. non la troverebbe. Nonostante sia una delle aziende più prospere e più ricche d'Italia ed Europa, della Rifiuti S.P.A. non ci sono organici direttivi, bilanci o statuti, o almeno non sulla carta. E anche quel nome, Rifiuti S.P.A., non esiste, almeno ufficialmente. Lo hanno inventato quelli di Lega Ambiente, la più grande organizzazione ambientalista italiana, agli inizi degli anni 90, quando ne hanno scoperto l'esistenza quasi per caso. Stavano mettendo a posto gli archivi quando dalla sede della Campania salta fuori un'ordinanza di rinvio a giudizio di una delle prime inchieste che si occupano di crimini contro l'ambiente. Prendo in mano questa ordinanza di rinvio a giudizio, la comincio a leggere, era l'operazione Adelphi, che pochi mesi prima, nella primavera del 93, aveva fatto molto clamore con decine di ordinanze di custodia cautelare. E allora abbiamo fatto una sintesi di questa ordinanza di rinvio a giudizio, che era finita nel dimenticatoio, come capita spesso, e l'abbiamo trasmessa
via fax alle nostre sedi regionali, chiedendo in giro per l'Italia ai presidenti di Legambiente nelle Marche, in Toscana, in Liguria, in Puglia, se avevano avuto anche altre segnalazioni di denunce come questa, di fatti usciti magari sulle cronache locali. Siamo stati travolti di segnalazioni, perché si è scoperto che quei personaggi che gestivano questi traffici illegali di rifiuti operavano nelle Marche, in Toscana, in Liguria, nel Lazio. Queste segnalazioni le abbiamo messe insieme, le abbiamo incrociate, i nomi erano sempre quelli. I dati delle varie sedi vengono messi insieme in un unico dossier, che viene presentato in una conferenza stampa nel giugno del 94. Titolo Rifiuti S.P.A. Perché tutti quei nomi che ricorrono, nomi di imprenditori, di politici, di aderenti a logge massoniche e soprattutto di camorristi, tutti coinvolti in inchieste sul traffico illecito dei rifiuti, è come se facessero parte di un'unica grande società. Da queste carte veniva fuori l'esistenza di una vera e propria holding che gestiva illegalmente i traffici di rifiuti in Italia in quegli anni, intorno alla metà degli anni 90. E grazie a quel lavoro si è scoperto che tante procure, senza saperlo l'una dell'altra, stavano indagando sugli stessi personaggi, sugli stessi soggetti che poi erano quelli che avevano stretto intorno a un tavolo il famoso patto di Villa Ricca, davanti seduti a mensa in un ristorante, la lanterna dove venne decisa la sorte di fatto di interi territori che purtroppo poi per anni sono stati oggetto di questi smaltimenti illeciti. Comincia tutto alla fine degli anni Ottanta. C'è un ristorante a Villa Ricca, vicino a Napoli, un bel ristorante dove si mangia pesce, ma chi siede a tavola non è lì per quello, o almeno non solo. È un pranzo d'affari e i commensali sono tutti imprenditori sicuramente, ma di un genere un po' particolare. C'è un signore che si chiama Gaetano Vassallo, che possiede alcuni terreni adibiti a discariche proprio da quelle parti. C'è un altro che si chiama Luca Volio, anche lui un imprenditore nel settore dei rifiuti, proprietario di discariche. C'è il titolare di un'azienda di trasporti che si chiama Ferdinando Cannavale, con buone conoscenze nella massoneria e nella politica, sia locale che nazionale. E ci sono anche Nunzio Perella, fratello di Mario, il boss del clan che controlla il rione Traiano a Napoli, e Gaetano Cerci, titolare di Ecologia 89, una ditta che si occupa di rifiuti, e cugino di Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, uno dei boss dei casalesi. Insomma, imprenditori e anche camorristi, di una camorra imprenditrice che non si accontenta più di far parte dell'affare, di bagnarci il pizzo, ma lo vuole gestire direttamente. E quello dei rifiuti è un affare molto ricco. È lo stesso Nunzio Perella a raccontarlo ai magistrati quando diventerà collaboratore di giustizia negli anni 90. Niente più droga. C'è un affare che rende di più e si rischia di meno. È la spazzatura, la monnezza. Dottò, dice Perella al sostituto procuratore Franco Roberti, la monnezza è oro. È il sistema nato nel laboratorio del terremoto del 1980, il mostro a tre teste. Fare le cose bene, secondo le regole, costa. Ma farle male o non farle per niente, eludendo i controlli, rende un sacco di soldi. E non importa se sono soldi avvelenati. La provincia di Caserta è stata interessata da oltre 30 anni di smaltimenti, sversamenti e interramenti illegali di rifiuti tossici. Ecocriminali ed ecomafiosi che hanno fatto di un'ampia zona a ridosso delle province di Napoli e di Caserta, hanno fatto di questa zona un'immensa e immonda discarica abusiva, con conseguenze devastanti per l'ecosistema, per l'ambiente e per la salute stessa dei cittadini che vivono e operano in quel territorio. La Rifiuti S.P.A., nata dal patto in quel ristorante di Villa Ricca, è il precursore, il primo passo di un'impresa globale che ai casalesi aggiunge l'Ndrangheta e Cosa Nostra e che dalle province di Napoli a Caserta si estende a tutto il sud e a tutto il nord e anche oltre i confini nazionali. È una delle tre teste del mostro, una testa enorme che cresce in continuazione. Per capire di cosa stiamo parlando ci vogliono i numeri, numeri che fanno paura.
Soltanto nel 2010 sono stati sequestrati in Italia 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi. Solo nel 2010 e solo quelli sequestrati. Per avere un'immagine di cosa significa, si può pensare ad una coda in autostrada, una lunga colonna di tir che da Milano arrivano quasi a Reggio Calabria, 81.181 camion per una distanza di 1.117 km. Ogni anno nel nostro paese vengono prodotti circa 100 milioni di tonnellate di rifiuti. Tutte le commissioni hanno accertato che un terzo di questi 100 milioni di tonnellate di rifiuti, quindi circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti, prendono vie illegali e vengono smaltiti illegalmente. Da una parte ci sono i produttori di rifiuti, aziende grandi e piccole, locali o nazionali e anche pubbliche, che vogliono disfarsene risparmiando sui costi. E sono tante. Soltanto dal 2002, da quando è stato riconosciuto il delitto di traffico illecito dei rifiuti, le aziende, implicate a vario titolo nelle inchieste, sono 679. Da una parte, quindi, i produttori di rifiuti. In mezzo, le società di intermediazione, a volte fantasma, a volte soltanto un cellulare e un'auto. Io ricordo un incontro in Abruzzo, al termine di una conferenza stampa, dove denunciammo l'estensione di questi traffici anche in Abruzzo, venni avvicinato da uno di questi soggetti che mi disse: ma lei non ha idea di quanti soldi si fanno con una scrivania, un telefono e un fax. Con un tono abbastanza aggressivo, perché è vero, funziona così. Dall'altra parte c'è l'imprenditore criminale. Come Gaetano Vassallo, collaboratore di giustizia dal 2008, chiamato il Buscetta dei rifiuti, perché secondo i magistrati avrebbe, nello svelare i segreti della Rifiuti S.p.A., la stessa importanza che Don Masino Buscetta ebbe nello svelare quelli di Cosa Nostra. E poi c'è il caso dell'avvocato Cipriano Chianese, imprenditore nel campo dei rifiuti e proprietario di alcune discariche nel Giulianese. L'avvocato Chianese era già stato coinvolto in inchieste che avevano a che fare col mondo dei rifiuti, dalle quali era sempre uscito assolto e scagionato. Attualmente l'avvocato Chianese è agli arresti domiciliari, coinvolto in un'altra inchiesta della Procura di Napoli. Ma la figura dell'avvocato Cipriano Chianese è una figura fondamentale nell'ambito della criminalità organizzata napoletana e casertana in particolare, perché per moltissimi anni ha gestito di fatto come una sorta di ministro dei rifiuti o ministro dell'ecologia, tra virgolette, per conto del clan dei Casanesi, ma non solo del clan dei Casanesi, ma anche di alcuni clan napoletani, tutta la vicenda dei rifiuti. Non solo solidi urbani, ma anche rifiuti tossici e pericolosi che per molti anni, sin dalla metà degli anni Ottanta, sono stati sversati nella regione Campania, in particolare nel Casertano o nelle discariche del Giulianese, e in maniera assolutamente illecita e con grave rischio per quella che è la salute delle popolazioni e con gravi infiltrazioni nelle falde acquifere di tutta quanta la zona. L'imprenditore criminale gestisce e ha rapporti con figure professionali ben precise, perché la holding dello smaltimento illecito dei rifiuti è molto complessa e articolata. Ci sono società di trasporto, per esempio, in grado di inviare 30-40 camion a settimana. Come quello che per una mazzetta di 750 euro permette di sversare in una cava a nord di Napoli migliaia di tonnellate di rifiuti provenienti dal centro e dal nord Italia. Ci sono gestori di centri di stoccaggio e di discariche, come quella di Schiavi, vicino a Giugliano, in provincia di Napoli, di proprietà di Gaetano Vassallo, che si riempie con 8.000 quintali di fanghi tossici provenienti dall'Acna di Cengio. Ma non basta, i rifiuti arrivano alle altre discariche, come la Resit, sequestrata e riaperta per accogliere la spazzatura del periodo dell'emergenza, riempita con più di 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi che hanno formato un lago di percolato tossico che, per portarlo via, ci vorrebbe una fila di camion lunga più di 70 km. La regione Campania vanta un altro triste primato, quello cioè di avere avuto l'azione di decine di commissariati straordinari di governo
per tutto ciò che poteva essere commissariato. Il commissariato straordinario per i rifiuti sarebbe dovuto durare nell'intento del legislatore 8 mesi. È durato, e in parte dura, certamente è indurato per oltre 15 anni. Sono stati conferiti poteri straordinari, si è svuotata completamente la macchina amministrativa e il funzionamento ordinario degli enti territoriali individuati dalla legge per la gestione e la soluzione del problema dei rifiuti. È di tutta evidenza che laddove c'è straordinarietà, laddove le procedure vengono completamente vanificate e vaporizzate, laddove si allentano straordinariamente i controlli, penetra la criminalità, la quale ha un unico obiettivo, fare business. E c'è la manodopera, spesso trattata più o meno come rifiuti, come racconta un'intercettazione dei carabinieri in cui due persone studiano come togliere dei rifiuti pericolosi da un carico sequestrato. È facile, basta prendere 2 o 3 marocchini e farglieli togliere con le mani. Colpisce la disumanità di questi criminali dell'era moderna o postmoderna. Colpisce il razzismo, colpisce il cinismo di queste persone, alle quali non interessa nulla delle conseguenze del loro agire criminale. Anzi, c'è una vena, c'è un gusto di compiacimento e di soddisfazione nel mandare al sud e in Campania in particolare milioni e milioni e milioni di tonnellate di rifiuti. Ci sono alcuni imprenditori che in particolare dicono: ma che ce ne frega a noi che muoiono di cancro? Già vivono la loro intera esistenza nella monnezza. Morissero pure nella monnezza nella quale sono sempre vissuti. Il produttore chiama o viene contattato dall'intermediario e ci si mette d'accordo sul prezzo. 15 centesimi al chilo per imballaggi con rifiuti pericolosi, 25 per diluenti e altri liquidi inquinanti, 60 per il pentasolfuro di fosforo, tutto in contanti e naturalmente in nero. Poi l'imprenditore criminale manda i camion e i rifiuti spariscono. In Italia ci sono stati casi accertati dalla magistratura, penso in Calabria, a Crotone, dove i rifiuti pericolosi sono stati interrati sotto le scuole, si sono dovute chiudere le scuole perché erano stati costruiti i piazzali sopra uno strato di rifiuti pericolosi, quindi traffici di tutte le dimensioni in tutta Italia. Rifiuti di ogni tipo, urbani, speciali, tossici, ospedalieri, cimiteriali, polveri d'abbattimento di fumi, morchia da verniciatura, idrocarburi, amianto. Sempre per avere un'immagine, è una montagna, larga 3 ettari e alta almeno 1450 metri. Si muovono da nord a sud, lungo la direttrice adriatica che si ferma in Romagna o prosegue verso Puglia e Abruzzo. O lungo la direttrice tirrenica, che arriva fino al Lazio, alla Campania e alla Calabria. E quando non basta vanno ancora più in giù, in Somalia e in Africa, oppure ad est, in Estremo Oriente e in Cina. Per far sparire i rifiuti ci sono vari metodi. Il più classico, il più semplice, è quello dell'intombamento. Fare un buco per terra, buttarceli dentro di nascosto e coprire tutto. Era il metodo principale della Rifiuti S.P.A. della Camorra e dei Casalesi, in grado di controllare capillarmente il territorio. Come a Giugliano, Villaricca o Qualiano, dove secondo le forze dell'ordine c'è una vedetta della Camorra ogni 50 metri. Ci raccontano alcuni collaboratori di giustizia che alcune strade sono state costruite, assi viari di estrema importanza, tipo la Nova Vina Viterno, sono state costruite proprio su un lastricato di rifiuti di vario genere. Venivano effettuati gli sbancamenti per inserire i piloni di queste superstrade e all'interno di questi sbancamenti venivano poi immessi tutti quanti i rifiuti che provenivano dal nord Italia. Si può quasi considerare che la quasi totalità degli sbancamenti che sono avvenuti nella provincia di Caserta dalla fine degli anni 80 fino a pochi anni fa siano stati utilizzati dal clan dei Casalesi come discariche. Si può ipotizzare che buona parte anche delle abitazioni del casertano siano state costruite su mini discariche
abusive. Qualsiasi opera pubblica troverà probabilmente oggigiorno nelle fondamenta delle mini discariche abusive. Ma ci sono anche tanti altri metodi. Per esempio, c'è la tecnica del giro di bolla. Un carico di rifiuti tossici che dovrebbe essere trattato in un certo modo entra in un centro di stoccaggio e ne esce con documenti falsi che lo trasformano in un carico normale che finisce in una normale discarica. C'è la teoria del codice prevalente. Ogni rifiuto ha un codice di identificazione che si chiama CER. Quando ci sono più rifiuti mescolati assieme è quello prevalente ad essere indicato. Così basta mescolare rifiuti tossici a rifiuti normali e far figurare come prevalente il codice innocuo. I rifiuti venivano fatti passare per compost, per fertilizzanti e finivano sui terreni agricoli. Poi sono arrivati i traffici illegali dei rifiuti delle bonifiche, quindi non si traffica illegalmente soltanto il rifiuto prodotto dalle imprese o rifiuto urbano, anche le bonifiche ambientali. Quante volte ci è capitato di denunciare opere di risanamento ambientale? Si gioca con le parole, che in realtà erano metodi molto raffinati per smaltire illegalmente i rifiuti. La monnezza è oro. La dark economy, come la chiama un libro di Antonio Cianciullo ed Enrico Fontana, l'economia nascosta della mafia dei veleni, ha un giro di affari di 3 miliardi e mezzo di euro all'anno. Fare l'imprenditore nel settore dei rifiuti, in quel settore, rende. A Gaetano Vassallo vengono sequestrate ville, appartamenti, alberghi, terreni e quote societarie per un valore complessivo di 40 milioni di euro. All'avvocato chianese, il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere ne sequestra 76 tra auto, immobili, ville di lusso e società. Secondo i magistrati che coordinano l'operazione Sibilla del luglio del 2010, i casalesi del clan di Giuseppe Setola, con i proventi del traffico dei rifiuti, si comprano addirittura un lago, il Lago d'Averno, vicino a Napoli, con un complesso di alberghi, bar e discoteche. Sono soldi avvelenati però, soldi che uccidono. Intanto perché a gestire gli affari sono le mafie, 290 clan coinvolti nelle varie filiere dell'ecomafia in tutta Italia. E le mafie uccidono. Come succede a Michele Orsi, che assieme al fratello Sergio controlla, per conto dei clan casalesi, la società Eco 4, una società mista a partecipazione pubblica, che gestisce lo smaltimento di rifiuti nel Casertano. Implicato in un'inchiesta che sta per mettere dentro decine di persone, Michele Orsi comincia a collaborare con la giustizia e alla fine, nel giugno del 2008, mentre sta per entrare in un bar di Casal di Principe, qualcuno gli spara addosso 18 colpi di pistola, l'ultimo alla testa. Ma non è soltanto con le armi da fuoco che uccide la mafia dei veleni. Sempre Gaetano Vassallo a raccontare come la mafia dei veleni uccide la terra e tutto quello che ci sta sopra e anche quello che ci sta sotto. Arrivano i rifiuti di un'azienda farmaceutica che, certificati, assicurano che possono essere interrati perché non inquineranno la produzione di legumi. Ma poi lì non cresce più niente. Anzi, i rifiuti liquidi sono così micidiali che appena vengono sversati muoiono tutti i topi. Non morto nada niente. Stamattina. E che è lo stesso latte? La diossina fuoco. E anche i rifiuti di un'industria metallurgica che fabbrica bulloni li portano dentro contenitori speciali in acciaio inox, perché appena li versano fanno friggere anche la plastica. Si sta distruggendo la carta geografica che sta zona. Non è la questione soltanto che si sta inquinando. Cioè, sta zona sta scomparendo proprio.
Cioè non si riesce a fermare questo massacro. Io non capisco perché. Chi dipende? Chi è che comanda? Mica siamo noi che siamo andati vicino a loro. Sono loro che man mano hanno occupato qua. Perché ci stanno bravo, pesca, albicocco. Perché ci si produce tutto. Comunque qua una volta era il polmone della zona di Giuliano. Adesso si può chiamare un governo qua. E i parecchi poteri che muovono con quella mano vaga a Caglius. Ma come si è dato? Cioè tutti si sono tipo gli uomini. Dove... È allucinante. Ma sta una puzza qua sotto, non si può resistere. Ma è logico, quello si è accumulato stamattina qua sotto, no? Come quella così rimane? Come figlia, figlia una fraula che si è stata la notte. C'è uno studio commissionato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ipotizza un lago sotterraneo di 72.000 tonnellate di percolato sotto le discariche controllate dai casalesi a nord di Napoli. Un vero disastro ambientale. Abbiamo assistito e abbiamo acquisito dati, in particolare nel triangolo Castelvolturno, Casapesenna, Casal di Principe, relativi ad impennate di malattie tumorali in alcune zone fino al 400%. Interrare e smaltire illegalmente nella terra e nell'acqua i rifiuti determina un'accelerazione dei processi tumorali sul territorio. È una delle tre teste del mostro dell'ecomafia, che viaggia nel tempo, uccidendo anche a distanza di anni, e viaggia nello spazio velocissimo, attraversando i continenti fino in Cina. Claudia Silvestrini è un'imprenditrice che dirige la Polieco, consorzio nazionale per il riciclo dei rifiuti a base di polietilene, e cioè, detto anche troppo semplicisticamente, la plastica. Le ditte del consorzio raccolgono i rifiuti in plastica, li riciclano secondo le norme e ne fanno materiale per fabbricare altri prodotti. Nel 2001 succede una cosa strana. L'Italia, il sud soprattutto, Napoli, scoppiano di rifiuti. Ma di plastica non ce n'è più. Se ne produce sempre tanta e quindi se ne butta via tanta, ma in giro non ce n'è. Tanto che le ditte che la riciclano, se vogliono continuare a lavorare, devono arrivare al paradosso di comprarla dall'estero. Dove finisce la plastica è un mistero. Finché la signora Silvestrini non arriva una segnalazione. C'è una signora cinese molto elegante che se ne va in giro in Mercedes a comprare plastica, pagando parecchio e in contanti. E non è l'unica a farlo. Quindi, a parte i cinesi che erano venuti sul territorio nazionale, avevamo tedeschi, olandesi, francesi, che già evidentemente avevano preso la strada delle esportazioni fuori Europa e che quindi avevano il loro mercato e avevano le loro richieste di quantitativi. E noi non potevamo assolutamente competere per i prezzi che allora offrivano, con l'aggravante che prendendo questi rifiuti lo esportavano come merci. Quindi di fatto, anche se noi avessimo voluto attivare dei controlli in partenza, ci trovavamo di fronte a delle quantità che venivano dichiarate come merci e non come rifiuti. I container di rifiuti in plastica partono da Venezia, Taranto e Gioia Tauro, sbarcano a Guangzhou, che sarebbe la vecchia Canton, in Cina, e da lì proseguono per la regione del Fujian, dove si trova la maggior parte degli stabilimenti di riciclaggio, con interi villaggi che vivono lavorandoci. È tanta la plastica italiana che finisce in Cina. Secondo le indagini delle procure di Napoli, Caserta e Salerno, e secondo uno studio dell'Università di Tor Vergata, commissionato proprio dal Polieco, sarebbero 2 milioni di tonnellate, circa il 40% dei rifiuti plastici prodotti. Da lì l'esigenza, fatta proprio dal Polieco, di inviarmi in Cina. Io vado in Cina dal 2006 per verificare l'esistenza di impianti, se c'erano, come erano, se erano tecnologicamente avanzati e quindi come venissero trattati questi rifiuti e se tra i rifiuti che esportavano ci fossero presenze di rifiuti estranei a rifiuti speciali non pericolosi. Sì, perché la plastica non resta in Cina. Gli imprenditori cinesi la riciclano e la passano all'industria che ne fa prodotti di ogni tipo che arrivano sul mercato americano ed europeo e quindi anche in Italia.
Negli stabilimenti che ho visitato in Cina, quelli non tecnologicamente avanzati, si riscontrano delle realtà, io dico un po' da girone dantesco. Questi operai, pensate che in uno stabilimento grande come 50-60 metri quadrati ci stanno 400-500 operai, quindi è una grossa quantità di manodopera. Fuori ci sono altri 300 in lista d'attesa, perché qualche volta la piaga delle forbici che taglia impedisce all'opera di andare avanti, quindi viene sostituito. Detto questo, viene quindi il risultato che abbiamo, è un rigenerato sicuramente non conforme alle norme e quindi non igienicamente corretto. Se il rifiuto è inquinato, resta inquinato, abbiamo delle lavorazioni e degli impianti di lavaggio molto obsoleti. Secondo la legge, certi rifiuti, quelli agricoli per esempio, come i teloni delle serre contaminati da fertilizzanti e pesticidi, non possono essere usati per contenere alimenti e invece diventano vasetti per il miele, scaldapappe e biberon per bambini. In alcuni impianti, non in tutti naturalmente, anche la Cina regola i controlli, ma in alcuni impianti succede, la plastica viene macinata in grosse vasche, mescolata con i forconi e lavata solo con acqua fredda, per diventare poi giocattoli e oggetti di uso quotidiano, come scarpe e vestiti. E questo non va bene, è illegale e fa male alla salute. Da lì l'esigenza di intervenire anche con denunce molto più dettagliate e particolareggiate fatte alle varie procure e al nucleo operativo ecologico dei carabinieri e alle varie autorità predisposte per le ispezioni. Pianto di riciclo. Va detto che da dopo che noi abbiamo cominciato questa attività di denuncia, io ho avuto diverse minacce, le ho tuttora, quindi segno evidente che si vanno a toccare interessi estremamente alti e interessi che potrebbero essere rallentati o quantomeno vanificati da attività di controllo molto elevate. A muovere questo fiume di plastica, a fare da intermediari tra le ditte italiane che vogliono sbarazzarsene a basso costo e quelle cinesi che lo vogliono comprare, e a farlo partire dai porti clandestinamente, sono sempre loro, i mafiosi, i clan della Camorra, la Rifiuti S.p.A., una delle tre teste del mostro. All'epoca facevo all'università a Napoli, ero iscritto all'Orientale, facevo filosofia. E quel giorno, dato che ci mancavo da parecchio, quando Piala Visiviana mi feci tutta la linea, quella là, del mare, Torre del Greco, Torre Annunziata, perché avevo voglia di vedere il mare, volevo vedere Capri, quindi persi più tempo. Roberto Robustelli arriva a Sarno, in provincia di Salerno, dove dalle 5 di un pomeriggio di maggio del 1998 si sentono strani rumori, boati, muggiti, come il verso di un grande animale che sembra arrivare da più in su, dalla montagna, da dove nasce il fiume che dà il nome al paese. Uno strano animale, un animale che fa paura, un mostro. Io ero in attesa di vedere questi provini delle foto che avevo fatto in Spagna. Quando verso le 17 stavo con questo studio su una strada che ha un solo senso e iniziavo a vedere delle macchine che venivano a senso contrario. Ma ogni tanto può essere normale che nella nostra zona qualcuno cammini in controsenso. E in gergo urlavano cade la montagna, però non riuscivo a percepire, a capire quello che stesse succedendo. Sta succedendo proprio quello, sta cadendo la montagna. 2 milioni di metri cubi di fango gonfiati dalle piogge di quei giorni che stanno scendendo a valle alla velocità di 10 metri al secondo. Un mostro nero con la bocca spalancata che divora tutto quello che incontra. Ha già ingoiato il comune di Quindici e le frazioni di Episcopio e San Vito. Adesso è il punto di
distacco principale, praticamente dove la montagna si è staccata ed è piovuta giù sul primo centro che ha trovato, che è appunto il piccolo centro di Episcopio. Roberto questo ancora non lo sa, e con lui gli abitanti di Sarno. Però è preoccupato. Chiama a casa e dopo una serie di tentativi a vuoto gli risponde sua madre, che gli dice di scappare perché sta venendo giù tutto. Una strada che dallo studio dove mi trovavo a casa mia, a piedi di norma ci impiegavo 5 minuti, ma ci misi più di qualche ora. Stavo con l'auto, mi ricordo che i carabinieri mi fecero fermare perché non si poteva passare con l'auto, però mi fecero passare a piedi. Quando mi ritrovai proprio vicino a casa mia e capii quello che stava succedendo, perché un'onda lunghissima, la lingua nera, coprì tutta questa strada. E distinto mi arrampica vicino a un cancello e là iniziai a vedere i bidoni della spazzatura che entravano negli appartamenti, mani di bambino che uscivano fuori e tu non potevi fare niente, macchine che venivano travolte. E restai fermo finché non quest'onda non passava. Roberto arriva a casa tagliando per i campi che attraversava da bambino quando andava a vedere la partita. Porta fuori sua madre e sua sorella che è incinta e poi cerca di tornare indietro per andare a prendere suo padre e sua zia. Ma intanto si è fatta mezzanotte e in quella zona di Sarno si abbatte il mostro, bocca spalancata di fango e velocissimo, 10 metri al secondo. Nel mentre stavo rifacendo quella strada che in quella serata avevo fatto già due volte, sentii questo rumore forte, tremendo, che ogni tanto lo paragono a quello che è nei film western, quando la mandria di bufoli corre, una puzza di terra, e andai per girarmi e non vidi più casa mia, cioè era stata coperta da un'onda nera. Il tempo di rigirarmi e non vidi né più mio padre né più mia zia, sentivo che mio padre urlava il mio nome. E niente, poi mi ritrovai chiuso in questa cantina non sapendo il percorso che avevo fatto. Mi ricordo solo che entrai in una finestra perché mi spaccai la testa e mi usciva il sangue dal sopracciglio perché sentii che entravo in questo vetro di questa finestra. Poi chissà come mi trovai in questa cantina. Il mostro di fango ha travolto e ingoiato tutta la zona. Ha distrutto 180 case, ne ha danneggiate 450, ha ammazzato 160 persone, 137 soltanto a Sarno, che è coperto in parte da una colata densa e nera che sembra lava. Là sotto, sepolti e uccisi dal fango, ci sono anche il padre e la zia di Roberto. E là sotto, da qualche parte, c'è anche Roberto. La cosa brutta è che il fango era liquido e mi portava giù e quindi dovevo sempre muovermi. E non ce la facevo. Finché poi, arrivato a un certo punto, col passare del tempo, questo fango si fece più duro. E dico, Dio mio, ce l'ho fatta. Però proprio in questo momento sentì per la prima volta che significava essere un sepolto vivo, perché mi comprimeva tutta questa terra al torace, al collo, alle gambe e non sapevo per quanto tempo avrei potuto resistere. Quando pensavo che tutto era finito, che mi facevo l'eterno riposo da solo per espiare i peccati che avevo commesso nella mia vita, inizio a sentire delle voci e c'era qualcuno che non si era stancato, c'era qualcuno che non aveva perso le speranze e che voleva ritrovarmi. E grazie poi a una sonda che fu data dall'esercito si riusciva a percepire il battito cardiaco. Io spero che tutti siano morti all'istante, perché vedersi consumare a poco non è la cosa più bella del mondo. E io nel frattempo continuavo a parlare e a pregare, quindi dall'esterno avevano capito chi c'era sotto. E non potevano però bucare con martelli pneumatici e tutto, perché io poi mi ritrovavo in questa cantina e il fango arrivava fino al secondo piano di questo palazzo che era di 3-4 piani. Quindi loro avevano paura che bucando, diciamo, l'avevo scampata da una parte e potevo rimanerci dall'altra. Quindi a mano sti pompieri con le mazze e coi picconi iniziarono a bucare finché poi non arrivarono fino al piano in cui io mi trovavo. E quando vidi la luce fu una cosa spettacolare. Sepolto nel fango di quella cantina, a pregare, a pensare cose belle, a canticchiare tra sé una canzone, Vivere, di Vasco Rossi, Roberto ci rimane 72 ore. Sono 3 giorni
è un tempo infinito che non passa. Un salvataggio veramente miracoloso, quello compiuto meno di un'ora fa ad Episcopio. I vigili del fuoco, assieme a poliziotti e volontari, sono riusciti a trarre in salvo un ragazzo che da 3 giorni era rimasto imprigionato nel garage della sua abitazione. Soltanto la testa era rimasta fuori dal fango ed è stato ciò... Io la chiamo la scimmia, una sorta di ansia, di depressione. Ho perso 17-18 kg, la volevo fare finita, non riuscivo più a supportare il compito, cioè non... fatto di essere sopravvissuto, miracolato, e decisi di andarmene. Ed era il 99, me ne andai a Roma. E dopo 6 anni in cui sono stato veramente bene a Roma, sotto tutti i punti di vista, e niente, mi vende di nuovo quella malinconia. Dovevo ritornare nella mia terra che mi aveva tolto tanto, però mi aveva dato tanto e volevo ritrovare alcune cose. Io non lo so se queste cose le ho ritrovate o non l'ho mai perse, però dovevo ritornare. Volevo fare qualcosa per la mia terra, volevo dare un senso a quello che mi era successo. Volevo che i miei figli crescessero con gli stessi valori che mi aveva dato mio padre. Tanti punti interrogativi a cui non riuscivo più a rispondere. E quindi da un giorno all'altro feci di nuovo i bagagli e me li ritornai. Ed era il 2005. Che cosa è successo a Sarno quel 5 maggio del 1998? Da dove è arrivato quel mostro? Anche se una risposta ufficiale ancora non c'è, si fa presto ad immaginare perché il fango si sia mangiato Sarno e i paesi vicini. La prima questione fondamentale è che Sarno dimostrò che la cementificazione è una bomba a tempo, e lo ha dimostrato in maniera quasi da libro, meglio di tutte le altre tragedie italiane, che un po' si somigliano, insomma, perché l'orografia italiana è quel che l'è, ed è vero a Genova come a Sarno. Non bisognava costruire lì, erano stati, anche questo, ma la natura a Sarno era arrabbiatissima, ma era anche, diciamo, in qualche modo benevolmente disposta a farsi capire. Le piogge arrivano tanto tempo prima, c'era anche la previsione che oltre un livello di guardia ci potevano essere delle frane, i primi segni di problema arrivano alle 3 del pomeriggio, l'ultima ondata di lava, che è quella che poi distrugge il paese, distrugge l'ospedale con dentro i dottori che meravigliosamente da veri eroi civili sono rimasti fino all'ultimo con quelli che non potevano essere evacuati, insomma il grande dramma arriva a mezzanotte. Disboscamento e costruzioni abusive, incendi dolosi e cemento al posto degli alberi, che non trattengono più la terra e la pioggia. E poi case, ma anche edifici comunali, costruiti dove non si dovrebbe, nei canaloni e nell'alveo del fiume. E poi succede, arriva il fango, arriva il mostro e si porta via tutto. Sarno non ha un piano urbanistico dal 72, il piano di fabbricazione è del 72 e da allora più volte ci sono stati tentativi di fare piani regolatori mai portati a termine, e questo è indicativo. Ricordo che all'inizio degli anni 90 nella casa di un noto camorrista Galasso fu trovato uno dei piani regolatori in via di adozione. Questo per dire di come la questione urbanistica e territoriale a Sarno sia sempre stata, come dire, fortemente condizionata da interessi illegali e anche da una sostanziale disattenzione ai bisogni della gente, alla logica dello sviluppo. Non è successo e non succede soltanto a Sarno. Accade e continua ad accadere in tutta Italia, al sud come al nord. Come in Liguria, a Genova, agli inizi degli anni 90, o in Toscana, nel giugno del 1996, quando valanghe di acqua, fango e detriti scendono giù dai monti della Versilia e arrivano fino al mare. E poi in tanti altri casi, più recenti, come a Vicenza nel 2010, a Genova e in Lunigiana nel 2011. È la seconda testa del mostro. E anche lei si muove veloce nel tempo e nello spazio. È il ciclo criminale del cemento. A
apertura di cave, movimentazione terra, fornitura di materiale da costruzione, lavorazione e trasporto di inerti, produzione di calcestruzzo e poi speculazioni, lottizzazioni immobiliari abusive, appalti truccati e subappalti compiacenti. E magari anche opere di bonifica, come alcune di quelle iniziate proprio a Sarno dopo la frana e che vedevano coinvolto il clan dei Graziano di 15. Il mostro dell'ecomafia si è radicato nel settore dell'edilizia, avvelenandola. Perché non si tratta di costruire, come fanno gli imprenditori che vogliono seguire le regole e fare bene il loro lavoro. Si tratta di costruire troppo e costruire male, come fanno gli imprenditori criminali, anche nel ciclo del cemento. Io sono un architetto, ho lavorato col cemento tutta la vita e non ho nulla contro il cemento. Lo dico sinceramente, il cemento è uno strumento fondamentale della nostra vita quotidiana, è un elemento di progresso se ben usato. Ma questa logica ottusa che nella cultura politica italiana di destra e di sinistra continua a esserci, per cui sostanzialmente il valore economico di un terreno è basato sulla quantità di cemento che vi si costruisce, va sradicata da questo paese. Costruire troppo e senza regole. Otto ore per scavare le fondamenta, 4 per fare il calcestruzzo, 18 per alzare le murature, 60 ore per gli intonaci, gli infissi esterni e la tinteggiatura. E poi altre 20 per gli impianti idraulici ed elettrici e 55 per piastrellare i pavimenti, installare i bagni e finire gli allacciamenti. 227 ore, soprattutto di notte o nei giorni festivi, per fare una villetta monofamiliare abusiva. Case che una volta, forse, erano costruite per necessità abitative, ma che adesso sono speculazione edilizia. Non si è fatta una scelta politicamente forse scomoda, ma quella là che più poteva garantire i cittadini. Ricostruire delocalizzando, non ricostruendo nello stesso posto, perché quella zona continua ad essere ad alto rischio, continua ad essere zona a rischio altamente idrogeologico, e invece lì non si è voluto fare questa scelta. Oggi il comune continua a non avere un piano regolatore. Comunque non c'è una regolamentazione per quanto riguarda l'urbanistica, si continua a costruire abusivamente, le forze dell'ordine continuano a fare sequestri e realizzazioni abusive, la cultura comunque rimane quella del costruire, costruire, costruire in ogni caso. Ricordiamo che nel nostro paese, in Italia, dal 2003 ad oggi sono state realizzate 240.000 case abusive. Come a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dove nel febbraio del 2007 vengono sequestrati 80 edifici di 4-5 piani, con 450 appartamenti, tutti abusivi. O come a Melito, dove il clan di Lauro realizza appartamenti, box per auto e depositi, sempre abusivi, su un'area di 50.000 metri quadrati, così estesa che la Guardia di Finanza, per ispezionarla, deve prendere un elicottero. Valore dei beni sequestrati, 10 milioni di euro. Cioè il 10% circa del patrimonio immobiliare italiano si fa abusivamente. Le case illegali si fanno con la sabbia cavata illegalmente, con il calcestruzzo prodotto negli impianti gestiti magari dalla criminalità organizzata. I cantieri delle case illegali sono cantieri dove lavorano in nero le persone, quindi c'è un circuito, un'economia criminale che ha portato al saccheggio del territorio. In Italia nel 2010 sono state costruite 26.500 case abusive. È un'area pari a 540 campi da calcio che si aggiunge a quella che già esiste e si ingrandisce ogni anno sempre di più. È una situazione molto paradossale quella in cui si trova l'Italia, perché è stato il primo paese al mondo che ha messo il paesaggio, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico fra i principi fondamentali della Costituzione. Eppure è un paese in cui la tutela del paesaggio non si fa proprio, si fa pochissimo. Questo credo che sia, questo contrasto molto strano, credo che derivi da un malcostume che si è diffuso, dall'idea che si è diffusa secondo la quale la terra, il territorio, il paesaggio, l'ambiente sono una risorsa passiva nella quale noi possiamo muoverci a nostro piacimento per sfruttarla per il profitto dei privati, per farne quello che vogliamo, come se fosse una miniera da esaurire, come se fosse un luogo da scavare, da buttar via. Ecco. Costruire troppo e costruire male, come avviene con il calcestruzzo depotenziato, termine tecnico che serve ad indicare quel calcestruzzo che invece di essere fatto secondo le regole, con la giusta dose di cemento, di sabbia, di materiali inerti che servono a tenere sulle case, viene fatto con qualcos'altro che costa meno, con troppa sabbia per esempio, e non tiene su niente, o almeno non a lungo.
soprattutto quando arrivano piogge torrenziali, fiumi di fango e terremoti. Una specie, insomma, di cemento disarmato, come si intitola un dossier di Lega Ambiente, che mette in fila una serie di edifici a rischio, al vaglio della magistratura, dalla Sicilia fino al Veneto. Costruire troppo, costruire male e costruire in maniera criminale. Uno dei protagonisti del ciclo del cemento in Italia è la criminalità organizzata. Cosa Nostra, la Camorra, i Casalesi e l'Andrangheta. Il cemento per il nostro paese, per l'Italia, rappresenta il vero e proprio oro bianco. Si può dire che l'Italia è un paese, una repubblica fondata sul cemento. Il cemento è la riserva indiana delle mafie, è la prima voce del proprio bilancio. Cemento che dobbiamo considerarlo come cemento legale e cemento illegale. Esiste un vero e proprio ciclo del cemento che va dalle cave al movimento terra, alla fornitura di calcestruzzo, agli appalti, subappalti, costruzione di opere pubbliche, di ricostruzione post grandi eventi, tragedie naturali, ed è tutto in mano alle mafie. Le mafie che hanno nel cemento la potenzialità e la prima possibilità di riciclaggio e la lavanderia ideale per quanto riguarda il riciclaggio dei soldi. Dietro alla grande opera pubblica, dietro alla grande costruzione abusiva, c'è la possibilità di avere anche il dominio e il potere sul territorio. Sono le imprese mafiose che riescono ad essere più competitive delle altre, perché hanno un sacco di soldi che vengono dalle attività illecite e non devono temere gli interessi o i rientri delle banche, come gli imprenditori per bene. E che, a differenza di questi, possono intimidire bruciando, sparando e mettendo bombe per ottenere il lavoro. E vantano relazioni che gli imprenditori per bene spesso non hanno, o almeno non in quel modo. Ci sono dei casi specifici che possono evidenziare l'intreccio tra mafia e politica, perché nel momento in cui le amministrazioni comunali concedono autorizzazioni, condoni edilizi, favorite anche da una politica italiana che aiuta in questo modo. Certamente ci sono dei casi specifici, faccio sempre un esempio. Io nel Giulianese, Giuliano, un paese all'area nord di Napoli, stiamo parlando di una città di quasi 50.000-60.000 abitanti. Ebbene, 2 anni fa c'è stata un'operazione delle forze dell'ordine che ha portato all'arresto di 23 vigili urbani, l'intero corpo dei vigili urbani, che era deputato proprio al controllo e alla lotta all'abusivismo edilizio. Ebbene, questi vigili urbani invece avevano un proprio tariffario per concedere le autorizzazioni, si passava dai 5.000 ai 10.000 10.000 euro a secondo se si doveva ampliare una veranda, se si doveva rialzare un altro piano o realizzare un'intera villa abusiva. Dalle intercettazioni si è vinto addirittura che se la richiesta, l'autorizzazione, la faceva del nucleo familiare una donna, accanto ai soldi c'era anche la richiesta di favori sessuali. Era proprio l'intreccio perfetto di mafia e politica. E non è un caso se nel nostro paese, soprattutto in Campania, dal 1991 ad oggi, il 67% dei comuni sciolti per mafia hanno come motivazione l'abusivismo edilizio, il ciclo del cemento. Significa che oggi non si può parlare più, quando parliamo di comuni sciolti per mafia, di mafia in comune, ma possiamo parlare sicuramente di ecomafia in comune. Sono loro che decidono quando sciogliere e quando non sciogliere un comune. Bisogna ritardare o modificare i piani regolatori che impedirebbero di costruire dove si vuole. Bisogna cambiare le destinazioni d'uso, trasformando i terreni agricoli in edificabili. Bisogna impedire i controlli. E tutto questo, come succede per il ciclo criminale dei rifiuti, l'imprenditore mafioso da solo non lo può fare. Ci vogliono notai, geometri, architetti, vigili urbani, amministratori pubblici, sindaci, che ci stanno. E ci vuole anche il silenzio dei vicini, che a volte diventa omertà. Ma perché uno non dovrebbe occuparsi di quello che vede dalla sua finestra? Perché uno non dovrebbe avere a cura quello che gli sta più vicino? Perché io non dovrei, se vedo dalla mia finestra un delitto, chiamare i carabinieri? Io, se vedo dalla mia finestra un delitto, chiamo i carabinieri; se vedo il mio paesaggio, il mio ambiente deturpato, cerco di difenderlo. Perché il paesaggio cambia, il mostro lo divora e quello che c'era prima sparisce in un buco nero che si allarga sempre di più e resta soltanto nelle memorie dei vecchi, come le antiche leggende. Succede vicino a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove i buchi scavati nel terreno dalla Camorra per rubare la terra e intombare i rifiuti sono diventati una trentina di laghetti. Una
una delle prime indagini fatte dalla Procura di Napoli sul ruolo delle organizzazioni criminali nel saccheggio dell'ambiente ha riguardato proprio le aree dunali del lungomare della provincia di Trapani, intere dune scomparse. In Campania c'erano i laghetti della Camorra, nel nord Italia c'erano i furti di sabbia nel Po, in provincia di Trapani sparivano le dune, non c'erano più, dal giorno alla notte. Migliaia di tonnellate di sabbia che finivano sul mercato illegale, quale quello degli impianti di calcestruzzo gestiti dalla stessa Cosa Nostra. Non è che chiunque costruisca qualcosa sia un mafioso, naturalmente. E neanche che tutto il cemento che c'è in Italia, per quanto sia troppo, sia anche illegale. Non c'è neanche bisogno di dirlo. Però che la mafia sia un concorrente potente e pericoloso, in grado di entrare nel mercato e condizionarlo pesantemente, questo è un dato di fatto. I grandi appalti a partecipazione statale, che significano anche subappalti e tanti tantissimi soldi, controllati e regolati da politici e amministratori che a volte, lo abbiamo visto, non sono così trasparenti, sono un'area a rischio, come dimostrano denunce, allarmi e anche inchieste. L'attenzione di Cosa Nostra e dell''Ndrangheta per i progetti del ponte sullo Stretto di Messina. L'attenzione dei casalesi ai cantieri della TAV in Campania e quella dell''Ndrangheta in Emilia e in Piemonte. I lavori per l'Expo di Milano del 2015. Sull'Expo c'è certamente un grande rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Bisogna fare in modo che il rapporto tra appalti e subappalti venga sostanzialmente modificato. Bisogna che alle gare chi arriva secondo o terzo non possa partecipare come subappaltatore alle opere. Si è parlato di fare un conto corrente unico per appaltatori e subappaltatori che sia trasparente. Si è parlato di forme di controllo ed è un lavoro che insieme al sindacato edile si sta facendo rispetto al lavoro nero. Una serie di iniziative fondamentali che devono evitare che attorno a un progetto che ha un investimento pubblico molto forte possano, come dire, come tutti temiamo, perché poi sappiamo che la Lombardia è la terza regione italiana per presenza di criminalità organizzata, possano intervenire, come dire, delle forme illegali. Sono tanti i soldi che girano attorno al ciclo criminale del cemento e poi ce ne sono anche tanti altri, un altro fiume di soldi. Perché per l'imprenditore criminale costruire significa anche riciclare il denaro sporco e poi riempire cave, fondamenta di edifici e tracciati di strade con i rifiuti trafficati illecitamente. Le due teste del mostro, una a fianco all'altra. Il primo approccio che ho avuto con la camorra l'ho avuto tramite mio padre, che era imprenditore negli anni 90 per essere preciso, e sono andato con mio padre a portare un pizzo al clan Vollaro. La famiglia Imberbe lavora da anni nel campo della distribuzione alimentare, con una serie di supermercati che riforniscono molti punti vendita in tutta la Campania. Per un certo periodo paga il pizzo che molti imprenditori che vivono nelle zone di mafia, sia al sud che al nord, si vedono imporre. Oltre al pagamento alle tre rate mensili e gli assegni che puntualmente ci venivano imposti di cambiare, però non erano coperti, cioè i soldi non li avevamo più, ci imponevano i prodotti alimentari, quale mozzarella, buste. Le buste è proprio molto diffuso qui in Campania. Io so anche per quando riguarda il catering, le pizzerie, cartoni, pelatoni, tutto quello che per far sì che la pizza venga fatta. Il signor Imberbe non può scegliere quello che vuole lui per venderlo nei suoi supermercati. È un imprenditore il signor Imberbe, sa fare bene il suo mestiere. Magari c'è una ditta che produce qualcosa, caffè, mozzarella, pasta, latte, qualunque cosa, di ottima qualità e a prezzi convenienti. Ma il signor Imberbe non la può comprare. Deve rifornirsi da una ditta indicata dalla Camorra, che magari fa un prodotto più scadente, che costa di più. E così anche i clienti del signor Imberbe non possono scegliere quello che vogliono tra tanti prodotti, ma in un certo senso prendere soltanto quello che c'è e i prezzi imposti dalla Camorra, che controlla tutto,
dai prodotti sullo scaffale ai sacchetti in cui infilare la spesa. Per quanto riguarda gli affini, le buste e gli affini, quando riguarda portici, ci sta proprio il figlio del boss che fa questo con due o tre delinquenti, quindi già la presenza di quegli uomini nel proprio punto vendita impone paura e li devi comprare. Mentre noi un cartone, faccio un esempio, un cartone di busta lo paghiamo 20 euro da un'industria, da una cartiera, là lo paghiamo 35. Quindi a stavolta ci siamo costretti a ricaricare sui prodotti finali il sovrapprezzo che noi paghiamo. È una cosa assurda dal punto di vista commerciale. Non è così che funziona il mercato. Ma questo non è il libero mercato, questo è il monopolio protetto della criminalità organizzata. Ed è un monopolio che costa. Il signor Imberbe non ce la fa più. Oltre alle tasse che deve naturalmente pagare allo Stato, ci sono altri 60.000 euro all'anno solo di pizzo ai clan che controllano la zona, a cui si aggiunge un ricarico del 30-40%. Un ricarico imposto dai prezzi all'origine della camorra per ogni prodotto venduto. Il signor Imberbe non ce la fa più, non vuole farcela più, e denuncia i suoi estortori ai carabinieri. Al momento che ho denunciato tutti questi soprusi allo Stato, io ho avuto la libertà di comprare i prodotti dove per me erano più concorrenziali, innanzitutto più di qualità, perché la camorra porta sempre prodotti di bassa qualità per far sì che loro hanno più guadagno sul prodotto e quindi io potevo comprare questi prodotti di buona qualità ma anche a un buon prezzo e comunque il mio fatturato è cresciuto tantissimo. Non è facile la vita per chi denuncia. Al signor Imberbe crivellano la macchina a colpi di pistola, gli danno fuoco alla porta di casa, gli bruciano più volte i depositi alimentari. I clienti, quando io ho denunciato, mi sono stati tutti quanti vicino, tutti. Però voglio sottolineare questo, se noi non avevamo soldi propri per andare avanti, le banche ti chiudono le porte in faccia, perché comunque si sa che uno che denuncia la camorra è un morto vivente, no? Le banche, i fornitori, magari se tu potessi fare un pagamento a 30 giorni, il fornitore al momento che ti vede sui giornali o in una TV, diciamo che questa è una persona che comunque ha poca vita, quindi tende a farti un pagamento per contanti. Ma il signor Imberbe è un commerciante, vive nel mercato e rischia anche lui, come altri, di essere divorato da quel mostro che ingoia tutto, anche il cibo. Perché dopo il ciclo criminale del cemento e dopo la rifiuti SPA, ecco la terza testa del mostro. Questa è la storia del ciclo alimentare criminale. Le mafie hanno aperto un nuovo scenario, un nuovo paragrafo per quanto riguarda i loro interessi. Hanno messo le mani su tutto ciò che riguarda il settore agroalimentare. C'è un'intercettazione emblematica che fotografo questo nuovo affare. All'indomani della strage di Duisburg in Germania, un 'ndranghetista, telefonando a un suo capoclan, racconta nel raccontare quello che succede in Germania e gli affari che avevano iniziato ad avere sulla ristorazione, dice una frase secca: dove c'è pizza c'è mafia, tutto ciò che riguarda il cibo è nel controllo della criminalità organizzata. Una filiera controllata dalla criminalità organizzata che va dall'origine, dai prodotti coltivati e allevati sul suolo, passa attraverso la loro lavorazione e il trasporto, passa attraverso supermercati, bar, ristoranti e negozi e arriva direttamente sulle nostre tavole. A tavola con i boss, come dice il sottotitolo di un libro di Peppe Ruggero, L'ultima cena, che proprio di questo parla. Non si riesce ad immaginare, ma la camorra è stata capace negli anni a vendere l'invendibile. Che cosa è invendibile nel nostro paese? L'acqua di mare. Detto così sembrerebbe un qualcosa di fantasioso, ebbene ci sono state delle inchieste del clan dei Mazzarella assieme al clan Misso del centro storico di Napoli che imponeva a tutte le pescherie del centro storico l'acqua di mare made in camorra. Che significa imporre l'acqua di mare? C'è una famosa procedura, la cosiddetta rinfrescata, ed ecco che quindi a Napoli è sorto la spigola all'acqua pazza, che non è il piatto tipico che si trova in tutti i ristoranti anche a un prezzo molto elevato. No, la spigola all'acqua pazza perché significa che la qualità della spigola non si sa,
quando arriva sul tavolo degli italiani e dei napoletani come può essere. La rinfrescata significa che a ridosso del cenone, quando le bancarelle che si trovano dove si vede il pesce, spesso surgelato, per renderlo sempre vivo, fresco e agli occhi dei consumatori come qualcosa di prelibato, ci sono con delle bagnarole i stessi commercianti che lo continuano a buttare l'acqua di mare per rendere cosiddetta rinfrescata. Ebbene, quell'acqua di mare è imposta dalla criminalità organizzata. E che cosa è riuscita ad allestire, a mettere su? In una zona in periferia di Napoli, a San Giovanni a Teduccio, quindi una zona dove il divieto di balneazione è da decenni, dove inquinano e scaricano, diciamo, la maggior parte delle fogne dei napoletani, hanno messo su un vero e proprio distributore di benzina. Arrivavano i pescatori, le pescherie, i commercianti delle pescherie, con la loro tanica e chiedevano 5 litri di acqua di mare e loro semplicemente se la facevano pagare in cambio di 5 euro, come se fosse a tutti gli effetti della benzina. Stiamo parlando di acqua di mare altamente contaminata. È un giro d'affari enorme, quello della catena alimentare criminale. È tanto il cibo che il mostro si mangia e con quello soprattutto i nostri soldi. Sono 70 miliardi di euro all'anno. Per esempio, per un certo periodo bar, ristoranti e caffè della provincia di Caserta acquistano una miscela di caffè che si chiama Caffè Nobis, dal nome del titolare di un bar di Trento La Ducenta. È un caffè cattivo che costa più di quello buono, ma lo prendono tutti lo stesso, così i clienti si devono bere quello, a meno che l'esercente non l'abbia buttato via per comprarne un altro più buono e servire quello. Dal punto di vista commerciale la cosa non ha senso, ma forse si spiega nel settembre del 2010, quando la magistratura di Caserta arresta 11 persone nell'ambito di un'inchiesta contro il clan Setola, che avrebbe imposto il caffè anche sparando contro le saracinesche dei bar. Un caffè da schifo, come dicono gli stessi camorristi quando diventano collaboratori di giustizia, che però costa molto, 50 euro per un pacco di 3 kg, che alla camorra ne costa 8, un guadagno di circa 4.000 euro al giorno. Capitale del pane abusivo è la Campania, quei comuni nell'area nord di Napoli, da Fragola, Marano, Calvizzano, Secondigliano, dove sono stati negli anni sequestrati 3.000-4.000 forni abusivi. Per un forno abusivo che viene sequestrato se ne realizzano in tempo reale altri 10. Per realizzare un forno abusivo ci vuole poco, la licenza amministrativa non te la dà il comune, la dà la criminalità organizzata. Soltanto nella provincia di Napoli ci sono 3.000 panifici abusivi che nascono dal nulla, nei garage e nei sotterranei. Il pane viene venduto per la strada, sul cofano delle auto o sui banchetti che una volta servivano per le sigarette di contrabbando. Ma il pane della camorra non è soltanto quello cotto nei forni abusivi e venduto a cielo aperto. Quello, in un certo senso e senza sminuirne la gravità, è folklore. Il pane della camorra, prodotto industrialmente, confezionato e commercializzato, di nascosto o per forza, arriva in tutta Italia, come è accaduto a Reggio Emilia, a Bologna e a San Marino. E non soltanto nelle case, ma anche nelle mense, pure quelle scolastiche. Ora, il pane del sud è ottimo, soprattutto quello di Caserta, che è molto particolare, una specialità, ma quando è fatto bene. Quando a farlo sono fornai e commercianti che seguono le regole e che vogliono fare bene il proprio lavoro per dare ai clienti un prodotto che è davvero di eccellenza, perché è proprio buono quel pane lì. Ma è buono? Ma quando lo fa la camorra non è così. Quello che si dice di questo pane è che sia un affare della camorra. Per produrlo basta un garage o un cortile, come questo. Nei forni si brucia di tutto, legno laccato, gusci di nocciole trattati con gli antiparassitari, le scenografie dei teatri, anche le casse da morto, dicono. Le casse da morto, con questa decorazione c'è. Questo è il materiale che troviamo girando tra panifici illegali. Non ci crederete, ma questo è un forno e da qui il pane arriva nei negozi. Ma non importa, perché al mostro non interessa cosa mangia, ma quanto mangia, e anche in questo caso è tanto. Un giro d'affari di 1 miliardo di euro all'anno. E non importa se in questo modo si rovina il mercato di un prodotto che sarebbe davvero un prodotto di eccellenza, come per esempio la mozzarella di bufala. Quasi 2.000 allevatori di bufale, 3.000 imprenditori, oltre 300 milioni di euro di fatturato annuo.
Il 90% delle mozzarelle viene prodotto in Campania, il resto nel Basso Lazio. Il 16% delle mozzarelle prodotte viene venduto all'estero. E anche quella, la mozzarella di bufala, è buonissima, quando è fatta da allevatori e produttori per bene che vogliono fare bene il loro lavoro. Ma ci sono anche gli altri. C'è anche il mostro. A produrre la mozzarella c'è anche la camorra, soprattutto i clan dei casalesi. Non c'è clan che si rispetti che non abbia, come una specie di status symbol, il proprio allevamento di bufale e la propria industria casearia. A raccontare come funziona è Domenico Bidognetti, cugino del boss Francesco, quando diventa collaboratore di giustizia nei primi mesi del 2008. Si acquista un terreno, la terra viene utilizzata per lavori di edilizia e grandi appalti, i buchi sono riempiti con rifiuti tossici e nocivi. Una volta coperto, si può scegliere costruirci sopra una casa oppure mettere su una fruttuosa azienda bufalina. Le tre teste del mostro che di nuovo si uniscono assieme. Perché in quelle zone controllate dalle mafie, devastate dal cemento e inquinate da rifiuti smaltiti illegalmente, che crescono quei prodotti che poi vengono imposti alle nostre tavole. Per parlare della cosiddetta, come io la definisco, la frutta al percolato o tutto ciò che riguarda gli ortaggi altamente inquinanti, non possiamo non partire da una premessa. Negli ultimi anni la procedura dello smaltimento dei rifiuti, soprattutto quelli tossico-nocivi, avviene con il famoso girobolla, il trasferimento del codice CER di un determinato rifiuto, ma soprattutto oggi i rifiuti arrivano dal nord Italia oppure dal sud Italia, arrivano verso il nord Italia attraverso spalmati, trasformati, mischiati nel terreno come compost per l'agricoltura e quindi vengono venduti e quindi acquistati, spalmati sui terreni agricoli, su quei terreni agricoli dove viene prodotto l'insalata, dove viene prodotto la zucchina, dove viene prodotto le melanzane e sono veri e propri compost altamente inquinanti. Non succede soltanto in Campania e non succede soltanto al sud. Ogni notte, da Comacchio in su, fino a Chioggia, fino al Golfo di Venezia, si combatte una piccola guerra, senza esclusione di colpi. Da una parte ci sono le forze dell'ordine, ci sono le motovedette della Guardia di Finanza, dall'altra ci sono i motoscafi dei pescatori abusivi, con motori da oltre 300 cavalli e anche il radar. Escono di notte a pescare di frodo e quando incontrano le forze dell'ordine scappano e se serve speronano le motovedette della Guardia di Finanza e a volte sparano anche. Cosa pescano di così prezioso da rischiare di finire in galera? Pescano le vongole, che rendono molto, 20.000 euro a notte per motoscafo e circa 75.000 euro a carico con i camion. Ma le pescano male, devastano i fondali senza rispetto per l'ambiente e le pescano in zone in cui non si dovrebbe perché sono zone inquinate. Come l'area del porto canale di Marghera, davanti al petrolchimico, contaminata, secondo le indagini della magistratura, da 500.000 tonnellate di idrocarburi, diossina, piombo e mercurio. Di solito anche le vongole pescate regolarmente e dove si può, dovrebbero stare per un po' a spurgarsi nelle acque di uno stabulario, uno stabilimento di depurazione. Ma queste no, finiscono subito in un camion frigorifero con un falso certificato di depurazione e arrivano a pescherie e ristoranti. Purtroppo noi viviamo in un paese in cui i processi in questa materia delle frodi alimentari, ci sono alcune zone che proprio i processi non li fanno in questa materia. Il crimine alimentare viaggia ormai alla velocità della luce. Noi invece come autorità giudiziaria viaggiamo ancora con la diligenza.
Quindi occorre avere una organizzazione specializzata. Ed è chiaro che tutte queste piccole procure una organizzazione specializzata non ce l'hanno. Quindi sarebbe assolutamente necessario in questo settore creare una procura nazionale esperta. Lo scrittore Roberto Saviano la chiama la messa in sicurezza dell'economia. Mettere in sicurezza, difendere l'economia italiana dagli attacchi della criminalità organizzata che la avvelena e la blocca, con tutti i suoi capitali illeciti e la faccia pulita dei suoi prestanome. Un attacco che può sembrare irresistibile, perché non è fatto con le bombe e con le armi, da cui ci si può difendere, anche se a fatica, come è successo con la mafia delle stragi o con il terrorismo. Qui la mafia combatte con i soldi, che sono difficili da trovare e difficili da fermare. Tantissimi soldi. Soltanto con le diverse filiere dell'ecomafia che stiamo raccontando, l'economia criminale ha un giro d'affari di 19,3 miliardi di euro. E non si tratta soltanto di mettere in sicurezza l'economia. Bisogna mettere in sicurezza tutto, dall'ambiente al cibo che mangiamo, per difenderlo dagli attacchi delle ecomafie. Ci sono gli strumenti per farlo? Da noi inquinare un fiume, sfasciare una montagna, aprire una cava abusiva, saccheggiare l'ambiente, ancora oggi è un reato meno grave del furto di una mela. Il furto è un delitto, inquinare l'ambiente è un reato di natura contravvenzionale. Ancora oggi, purtroppo, chi saccheggia l'ambiente nel nostro paese e lo fa per ragioni di profitto, per scopi di lucro, sa di poter guadagnare molto e di rischiare poco. Nonostante tutto, le procure intanto indagano. Le procure di tutta Italia, senza distinzione tra nord e sud, sono 89, distribuite su 19 regioni, praticamente tutte, tranne la Valle d'Aosta. Le forze dell'ordine lanciano operazioni e inchieste che hanno nomi fantasiosi ma evocativi. Chernobyl, Remida, Eldorado, Terra Promessa e Madre Terra 1 e 2, contro lo smaltimento illecito dei rifiuti che avvelena la terra e trasforma la monnezza in oro. Adelphi, Fratelli e Untouchables, intoccabili, contro le grandi associazioni dell'ecomafia. Star Wars, per la tecnologia usata nelle indagini. Gli illeciti, accertati soltanto nel corso del 2010, sono 30.824. Soltanto per la rifiuti SPA dal 2002 sono state arrestate più di 1.000 persone, più di 3.000 denunciate, quasi 700 aziende coinvolte. Sul ciclo di smaltimento illegale dei rifiuti c'è anche una commissione parlamentare d'inchiesta. Ma non basta. Non bastano le leggi, anche quelle che si faranno, e non bastano le operazioni della magistratura e delle forze dell'ordine se poi la gente, quando si parla di certe cose, si volta dall'altra parte. Pezzi, ogni giorno che passa qua, io faccio la terra qua vicina. Così. Trovo sempre bruciati i pezzi, trovo. Capito o no? E non fumo io, faccio la segnalazione vince e non va bene. Faccio la segnalazione ai carabinieri e non va bene. E a chi mi fa questa segnalazione? Tutto sequestro, guardate come sta sequestrato. Guardate qua. Cioè, queste sono le patate, guardate l'amianto vicino alle patate. Cioè, guardate qua. Guardate che spettacolo. Sembra tutto così grande, così assoluto. Laghi di percolato che avvelenano la terra, montagne di rifiuti, cemento che ormai c'è e non si può più togliere, anche il cibo che mangiamo. Come si fa a pensare a tutto questo senza angosciarsi? Posso chiedere una cosa? Volevo chiedere il registro di emungimento del percolato, perché lì c'è un lago di percolato. E se questa è una discarica fatta a norma, volevo sapere se ci sono le misure di sicurezza. Spostatevi, spostatevi, questa è una discarica fatta a norma. Fatta a norma, eh? Fatta a norma, eh? Perché non mi risponde? Questa discarica va chiusa perché non ci sono i pozzi di emungimento del percolato, quindi va chiusa per motivi di sicurezza. La progettualità che manca, 14 anni no, necessariamente. No, è la dignità che non arriva. Ma non è possibile, ma avete visto che c'è un pozzo di percolato di 200 metri quadri? Che dobbiamo fare? Adesso sopralluogo tecnica. Bertolase non ha risposto, non ha risposto, è andato via. Gli ho chiesto gli interventi contro le ecomafie, gli ho chiesto l'esercito per difendere i nostri territori. E dove sono le misure di sicurezza? Di un pozzo da 200 metri non mi ha risposto. Io che da 15 anni muoio qua dentro.
Meglio dimenticarsene, lo fanno tutti. Rimanere a guardare soltanto il proprio spazio e il proprio momento, che magari, così piccolo, non è poi così brutto. Pensare soltanto a quello che serve adesso e ora, come fanno tutti. Anche dopo la ricostruzione, negli anni successivi alla ricostruzione a Sarno, non si è mai bloccata l'abusivismo edilizio. Quasi come un paese senza memoria che la lezione di quel maggio del 98 non abbia insegnato nulla né alla politica né alla popolazione. E invece, quando si fa un'altra cosa, quando si prova a fare le cose per bene, a bonificare e recuperare quello che sembrava ormai perso, ecco che funziona. Ci sono comuni che fanno la scelta di non costruire più quando si è già costruito abbastanza, orientando l'economia, anche quella edilizia, in un'altra direzione. Esistono le cooperative, come quelle legate a Libera, che sfruttano, in modo sano, controllato e corretto, quelle terre che prima la mafia devastava e avvelenava. Esiste un consumo consapevole, esiste un mangiare responsabile. Ci sono esperienze come la NCO a San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, che non vuol dire nuova camorra organizzata, ma nuova cucina organizzata. C'è la mozzarella della legalità, prodotta dai giovani di Libera sulle terre confiscate ai casalesi. C'è la Calcestruzzi Ericina, una delle aziende a livello nazionale confiscata alla mafia. Apparteneva al boss di Trapani Vincenzo Virga, a cui era stata sequestrata nel 2000. Grazie alla battaglia ostinata e tenace dell'allora prefetto di Trapani Fulvio Sodano, nel 2009 la fabbrica viene restituita all'economia siciliana, gestita da una cooperativa di 6 soci, diventando una delle aziende più moderne e all'avanguardia nella produzione del calcestruzzo e nel riciclaggio dei rifiuti prodotti dalla lavorazione. Una vita sicuramente non facile in un settore come quello del calcestruzzo, dove gli imprenditori criminali hanno un grande potere di pressione, considerato dalle mafie quasi un simbolo del loro potere. Qui finisce la storia del mostro a 3 teste che viaggia nel tempo e nello spazio e divora tutto quello che incontra. Come Martin Decu, saltato per aria sempre quell'anno, mentre lavorava in un deposito di rifiuti vicino a Grosseto in cui c'erano bombolette spray che non avrebbero dovuto esserci. Come Vincenzo Cannavacciuolo, pastore di Acerra, morto di cancro nel 2008, avvelenato come le pecore che lasciava pascolare su terreni inquinati dai fanghi industriali. Come Mimmo Beneventano, medico e consigliere comunale di Ottaviano, ucciso nel 1980 per le sue battaglie contro le discariche abusive della Camorra. Come Renata Fonte, assessore al comune di Nardò in provincia di Lecce, che si opponeva alla speculazione edilizia di Porto Selvaggio ed è stata uccisa nel 1984. Come Domenico De Nitti, Carmela, Maria e Rocco Fasanella, bruciati nell'estate del 2007 da un incendio doloso appiccato a Peschici, in provincia di Foggia, dove erano in vacanza. Come Samir Usic, morto di bronchite nel gennaio del 2004, dopo essere vissuto nel campo Rom di Giuliano, in provincia di Napoli, vicino ad una discarica di 110 metri quadrati di scarti di vernice. Samir era un bambino, aveva 20 giorni. Sono solo alcune delle vittime dell'ecomafia, che servono a ricordarci che è proprio di un assassino, di un mostro, che stiamo parlando. L'ecomafia uccide e ruba il futuro. Chi sta con il mostro, a qualunque livello, è un ladro, un criminale e un assassino. Chi è che ha speculato su questa disgrazia? E se vi è qualcuno che ha speculato, io chiedo, costui è in carcere come dovrebbe essere in carcere? Perché l'infamia peggiore per me è quella di speculare sulle disgrazie altrui.